Buonasera, in questa puntata dedicata all'ARPA ci occuperemo di un argomento abbastanza insolito. In genere noi associamo l'inquinamento a della presenza di agenti chimici. Non dobbiamo scordarci però perché le interazioni tra il mondo umano e l'ambiente naturale si manifestano anche in altri modi, ad esempio con le emissioni di energia. Un inquinamento dovuto a fonti energetiche è un inquinamento che si propaga tramite onde e parliamo quindi in questo caso di campi elettromagnetici e di rumore. I campi elettromagnetici hanno la caratteristica che non si vedono, non si sentono, non riusciamo a percepirle con i sensi. Questo ha generato, soprattutto alla fine degli anni 90, ma anche all'inizio di questo secolo, una certa inquietudine e a volte dell'allarmismo nella popolazione. Per questo l'Italia e anche la Regione Valle d'Aosta si sono dotate di norme molto stringenti che definiscono l'iter di autorizzazione delle sorgenti di campi elettromagnetici e anche le modalità di controllo. Ho parlato di sorgenti. Quali sono le sorgenti di campi elettromagnetici nell'ambiente di vita? Beh, sono gli elettrodotti da una parte, per certi aspetti, e poi tutte le antenne per i segnali televisivi e quelle che si diffondono sempre di più per la trasmissione del segnale telefonico. Nell'ambito delle attività istituzionali di ARPA c'è anche il controllo dell'esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico generato dal passaggio della corrente nei cavi elettrici. Per il controllo dell'esposizione dei campi elettromagnetici generati dal passaggio della corrente elettrica nei cavi, ARPA esegue misure sul campo, presso abitazioni che si trovano in prossimità delle grosse linee, dei grossi elettrodotti che attraversano il territorio. Nello specifico facciamo misure di campo elettrico e di campo magnetico separatamente, utilizzando quindi strumentazione diversa, nei vari punti in cui riteniamo ci sia possibilità di superamento dei limiti imposti dalla normativa nazionale. Le misure di campo elettrico le facciamo solo in esterno, perché il campo elettrico è facilmente schermabile dalla struttura, anzi è schermato anche soltanto dal nostro primo strato di pelle, e quindi questo tipo di misure viene fatto solo in esterno, direttamente sotto ai conduttori. Adesso faremo una sezione di campo elettrico al di sotto dell'elettrodotto, posizionando la rotella metrica in posizione appunto perpendicolare, possibilmente alla direzione dei cavi. Un po' più là. 683. L'altro metro. 619.518. Una volta individuata la sezione, valutiamo il campo elettrico più o meno a ogni metro per verificare appunto lungo la sezione quali sono i valori. Un altro effetto che induce timore nella popolazione, nelle persone, quando si avvicinano a un grosso elettrodotto è il rumore che si sente, una specie di sfrigolamento, proprio rumore di come se friggessero i cavi. Viene spesso interpretato come in quel momento una emanazione, diciamo così, di energia che possa in un qualche modo far male alla salute. In realtà questo è un fenomeno normale, fisico, dovuto alla ionizzazione dell'aria nell'intorno dei cavi quando appunto passa corrente, e non è indice, l'intensità di rumore non è collegata all'intensità della corrente che sta in quel momento passando nei conduttori. Un altro strumento per la valutazione del campo magnetico è questa rotella metrica che è collegata allo strumentino per individuare il campo. All'incirca ogni 30 cm automaticamente
lo strumento in automatico prende il valore e lo memorizza al suo interno e una volta rientrati in ufficio noi possiamo scaricarli. Un'altra delle attività che esegue l'ARPA Valle d'Aosta nella sezione agenti fisici, area radiazioni non ionizzanti è quella della verifica dei campi elettromagnetici a radiofrequenza. Oggi siamo al Plateau Rosà per fare una verifica dei limiti previsti dalla normativa vigente. I campi elettromagnetici a radiofrequenza sono quelli generati dagli impianti di radio, TV e telefonia cellulare. I limiti previsti dalla normativa vigente sono 6 volte al metro per le abitazioni dove esiste una permanenza di persone per più di 4 ore, poi c'è un limite che è di 20 volte al metro, che si chiama limite di esposizione, che è quello accessibile alla popolazione e non deve mai essere superato. Nello specifico le misure che andiamo a fare sono misure a banda larga per le sorgenti radio e TV che ci sono qua. Adesso abbiamo impostato lo strumento per la misura in banda larga con la sonda a 1,5 metri di altezza. Accendiamo lo strumento, lo posizioniamo in media perché le misure vanno effettuate facendo una media su 6 minuti e poi andiamo a fare 3 punti sul balcone per vedere qual è il punto di massima dove eventualmente effettuare la banda stretta. Resettiamo la misura e lo lasciamo per 6 minuti rimanendo lontani dalla sonda perché potremmo fare interferenza. Il valore in questo punto è 2,86 volte al metro. Visto che siamo in un punto dove ci può essere permanenza per più di 4 ore, il limite è 6 volte al metro, quindi siamo ampiamente al di sotto del limite previsto dalla normativa. Eric, le misure degli altri due punti sono 4,33 e 3,69 nell'ultimo punto. Allora, tutti e tre i punti che abbiamo fatto, le misure sono inferiori al limite di legge, inoltre sono anche inferiori al 75%, in questo caso sarebbe 4,5, quindi non è necessaria effettuare un'ulteriore indagine a banda stretta. Con questo strumento, che è un analizzatore di spettro portatile, adesso andiamo a selezionare la banda TV e vediamo tutti i canali TV che sono accesi, in modo poi da saper impostare l'analizzatore di spettro sui singoli canali accesi. Il rumore è un'esperienza che noi viviamo quotidianamente. L'inquinamento acustico è una forma di inquinamento molto fastidiosa che può avere sicuramente effetti dannosi sulla salute fisica, ma degli effetti molto vistosi sull'equilibrio delle persone, perché disturba il sonno, disturba la concentrazione. Anche in questo caso noi come ARPA interveniamo svolgendo un'attività di prevenzione, ma soprattutto eseguendo delle misure presso le abitazioni dei cittadini che si sentono disturbati. Allora, l'area operativa del rumore ambientale dell'ARPA della Valle d'Aosta si occupa di valutare la rumorosità ambientale negli ambienti di vita sul territorio regionale. Per far questo vengono effettuati dei rilievi sia a carattere conoscitivo, quindi in ambiente esterno, sia a seguito di esposti effettuati da privati cittadini. Una volta effettuato il rilievo vengono scaricati i dati e vengono caricati su un database specifico, georiferito, e sono consultabili anche sul sito internet di ARPA. Il sito dove ci troviamo è caratterizzato da una sorgente di tipo costante e continuo, che è caratterizzato da un salto d'acqua, dal movimento dell'acqua, dal flusso dell'acqua. Questa sorgente potrebbe essere, cioè si potrebbe pensare che questa sorgente sia di tipo naturale, quindi non disturbante. Tuttavia, a volte l'intervento dell'uomo, come in questo caso, crea salti artificiali, aumentando i livelli di rumorosità dell'acqua che scorre. Può
Un decreto del Presidente della Repubblica prevede che le misure di rumore siano fatte in condizioni meteo buone, nel senso che non ci deve essere il vento che supera i 5 metri al secondo e non ci devono essere precipitazioni di tipo piovose e di tipo nevose. Questo è il classico tracciato di una sorgente costante continua, in questo caso il torrente, il fiume, il salto d'acqua comunque. E in alto sulla sinistra si vede il livello equivalente, che è all'incirca 66 decibel, e in basso sulla destra si vede il tracciato che va avanti secondo per secondo. Alla luce dei livelli ottenuti si può dire che questa è una sorgente abbastanza rumorosa, ma non è così disturbante perché le abitazioni sono abbastanza lontane e quindi non sono influenzate da questo tipo di rumorosità. A livello nazionale sono stati introdotti dei limiti normativi per la tutela dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I limiti sono differenti a seconda della zona in cui ci troviamo. Se siamo in una zona in cui vi è solo passaggio di persone, una strada piuttosto che un prato, il limite da rispettare si chiama limite di esposizione ed è un limite che tutela da effetti acuti, tra l'altro effetti certi, conosciuti, e quindi la normativa ha preso questo valore, l'ha diminuito di tot volte in modo da essere sicuri che ovunque le persone passano non ci sia problema che questi effetti possano insorgere. La normativa italiana ha poi anche introdotto altri due limiti, valore di attenzione e obiettivo di qualità, da rispettare dove invece c'è presenza prolungata di persone superiore alle 4 ore, quindi all'interno delle abitazioni, nelle loro pertinenze esterne, in alcuni luoghi di lavoro e così via. Questi limiti sono molto più bassi e tutelano da eventuali effetti a lungo termine, di cui però a livello scientifico ancora non ci sono certezze. Lo strumento che stiamo utilizzando adesso è uno strumento un po' più sofisticato degli altri, che ha la possibilità di misurare contemporaneamente sia il campo elettrico che quello magnetico. Tramite collegamento in fibra ottica mi fa vedere lo spettro, e quindi i valori dovuti a questi due campi, direttamente su computer, e io posso poi anche registrarli e memorizzarli. Dopo aver effettuato le misure in campo, queste vengono elaborate e inserite in una relazione tecnica per la valutazione dell'esposizione non soltanto del giorno in cui e del momento in cui sono state effettuate le misure, ma per fare una valutazione nel tempo, sia il tempo passato, cosa è successo negli anni precedenti, che eventualmente una valutazione di cosa potrebbe succedere con scenari di potenze o correnti future che potrebbero passare all'interno degli impianti. La verifica dei livelli di campo elettromagnetico viene fatta per tutelare la popolazione dall'esposizione. In caso di superamento dei limiti, gli operatori devono attuare delle azioni di sanamento al fine di rientrare al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Il campo elettromagnetico generato dalle antenne all'esterno del rifugio viene anche misurato all'interno, dove c'è permanenza di persone per più di 4 ore. Allora, la misura qui risulta pari a 1. 1 significa 1 volta al metro. Anche all'interno il limite è di 6 volte al metro, quindi siamo abbondantemente al di sotto. 0,59. Abbiamo finito le misure all'interno del rifugio. I valori misurati vanno da un minimo di 0,60 volte al metro a un massimo di 2,29 volte al metro. Tutti questi valori rimangono al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente. I livelli di rumorosità registrati sul territorio della Valle d'Aosta rispecchiano un po' le peculiarità alpine del territorio regionale. In particolare ci sono molte aree tranquille, aree di quiete in cui i livelli sono piuttosto bassi, però nelle zone antropizzate in cui si concentrano sia gli edifici sia le sorgenti antropiche, i livelli possono anche risultare piuttosto elevati. In particolare, essendo una regione turistica,
Durante le stagioni, delle alte stagioni, quindi quella invernale e quella estiva, i locali notturni, piuttosto che le stazioni sciistiche, piuttosto che altre sorgenti di intrattenimento, sono concentrate dove anche sono concentrate le residenze, e quindi in breve spazio bisogna far convivere necessità della quiete e al riposo con necessità allo svago. I grossi elettrodotti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono impianti molto impattanti dal punto di vista paesaggistico, e quindi le persone, spesso vedendole, provano paura o timori nei loro confronti, pensando di essere eventualmente esposti a un inquinante che possa fare male, danneggiarli in un qualche modo. In realtà, almeno in Valle d'Aosta, devono sopportare delle pressioni meccaniche dovute alla temperatura rigida, alla neve, al ghiaccio, al vento, e quindi sono costruiti più grossi per un discorso appunto di tipo meccanico, quindi devono stare su, non devono cadere, che rispetto a un discorso di quantità di energia che possono trasportare. La maggior parte degli elettrodotti che transita sul territorio valdostano sono elettrodotti che sono legati alle centrali idroelettriche presenti sul territorio, e quindi l'andamento temporale della corrente dell'energia che li attraversa è di tipo stagionale, perché è legato appunto ai periodi di produzione. Quindi spesso e volentieri le misure che noi andiamo a fare sono in certe stagioni, proprio per andare a valutare i periodi di massimo transito di corrente e quindi di massima eventuale esposizione della popolazione. E questo sito fa parte di uno dei punti dell'osservatorio acustico regionale. È un sito urbano, ci troviamo sul tetto del convitto regionale. Non c'è una, diciamo, trasmissione in wireless, ma manualmente si viene col computer e scaricare i dati. Poi, una volta che andiamo in laboratorio, vengono poi elaborati e vengono effettuate appunto delle schede che poi vengono inserite nel nostro sito dell'ARPA, dell'agenzia. Una volta che è stato effettuato i rilievi nel territorio, vengono successivamente elaborati qui in ufficio. Visto che siamo stati nel presso del convitto regionale, si può vedere nel periodo notturno quando l'attività dell'industria è in funzione. Dall'introduzione di questi limiti normativi, quindi all'incirca dall'inizio degli anni 2000, ARPA fa le misurazioni per valutarli e per stimarli, e finora è stato valutato un solo superamento di campo elettrico, tra l'altro già rientrato, e un solo superamento di campo magnetico, ma in una zona in cui anche lì è stato fatto rientrare. Normalmente i valori che misuriamo sotto gli elettrodotti in Valle d'Aosta sono abbondantemente sotto ai limiti. Il monitoraggio e i controlli continuano sul territorio, soprattutto nei centri abitati. Questo per tenere sempre sotto controllo i valori effettivi di esposizione della popolazione, per quanto sotto i limiti, in previsione di eventuali nuove scoperte a livello scientifico che possano far variare questi limiti. Tra le attività dell'ARPA c'è anche quella di controllo relativo alle richieste di intervento per rumore disturbante prodotto da attività commerciali, artigianali, industriali. In questo caso il cittadino cosa deve fare? Il cittadino deve rivolgersi o a un organo di polizia giudiziaria o al Corpo Forestale Valdostano o all'amministrazione comunale, che inoltra l'esposto all'ARPA, che è organo tecnico.
È importante sottolineare che l'ARPA non interviene per rumorosità prodotta tra cittadini, quindi tra privati. Esempi tipici di queste di rumorosità di questo tipo sono ad esempio l'abbaiare di cani, rumore di vicinato dovuto a televisione ad alto volume, musica ad alto volume. In questo caso il cittadino deve rivolgersi all'autorità giudiziaria. In tutta la Valle d'Aosta, a parte alcune situazioni che si stanno ancora sanando, tutti i superamenti che erano stati riscontrati sul territorio sono stati riportati al di sotto dei limiti. Ciò nonostante l'ARPA continua la sua attività di monitoraggio e quindi costantemente ritorna sul territorio per valutare sia gli impianti storici come tipo quello di oggi che abbiamo misurato, sia eventualmente su nuovi impianti che vengono richiesti dai vari gestori di telefonia, di televisione o di telefonia cellulare. Oltre alle misure e ai controlli in campo, ARPA esprime dei pareri tecnici preventivi all'interno dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti, sia a bassa frequenza elettrodotti che ad alta frequenza antenne. Dobbiamo quindi inserire i dati tecnici dei nuovi impianti che dovrebbero essere costruiti nel contesto territoriale con quelli già esistenti, con tutto l'edificato presente e fare delle simulazioni per vedere se con i nuovi impianti i limiti di esposizione della popolazione sono comunque rispettati. Per effettuare questo tipo di lavoro noi inseriamo i dati tecnici dei nuovi impianti in opportuni software di simulazione comprensivi di tutto l'esistente, sia come edificato che come impianti già presenti. E appunto tramite le simulazioni andiamo a vedere se il nuovo impianto farà rispettare i limiti di esposizione imposti dalla normativa nazionale. Quindi, se dalle simulazioni si evince un possibile superamento della metà del limite, viene dato un parere da confermare con misure successive. Significa che l'impianto può essere costruito, ma prima di avere un parere pieno e favorevole dobbiamo eseguire delle misure in campo per avere la certezza che non venga superato il limite. I dati che vengono raccolti nei rilievi che effettuiamo presso le abitazioni delle persone disturbate vengono elaborati e vengono prodotte delle relazioni tecniche che vengono inviate alle autorità che hanno richiesto l'intervento. Ecco, come potete sentire, qui ci troviamo nell'abitazione di una persona che ci ha fatto una richiesta di intervento e c'è della musica di sottofondo. Questo è il classico controllo che si fa a seguito di un esposto per un'attività disturbante tipo una discoteca, un pub o un locale di intrattenimento con diffusione musicale. Facciamo partire la misura. Quando c'è un superamento del limite, gli organi di polizia giudiziaria o comunque quelli competenti che hanno richiesto l'intervento all'ARPA possono emanare delle sanzioni e in alcuni casi anche delle ordinanze per il rientro nei limiti da parte delle aziende coinvolte. La normativa prevede che questo tipo di misurazioni vengano effettuate su due periodi della giornata, il periodo diurno che va dalle 6 alle 22 e il periodo notturno dalle 22 alle 06. Il livello differenziale, che è appunto la differenza tra rumore residuo e rumore ambientale, non deve essere superiore a 3 dB in orario notturno e 5 dB in orario diurno. La prima misura che effettuiamo è normalmente quella di rumore residuo
in un giorno di chiusura del locale o quando non c'è diffusione di musica. Faccio partire la misura. La misura di rumore ambientale ha dato un valore di 41,3 decibel, che se lo raffrontiamo con il valore di rumore residuo misurato l'altra volta di 24,6 dB, dà un livello differenziale di circa 16 dB, ben al di sopra del valore limite di 3 dB permesso in orario notturno. In questo caso, essendoci un superamento dei valori limite, il gestore del locale dovrà mettere in atto delle opere di mitigazione al fine di ricondurre i suoi livelli di rumorosità entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In questa puntata abbiamo detto che l'ARPA interviene presso le abitazioni dei cittadini per fare misure di campi elettromagnetici o di rumore. Questi interventi non sono attivati direttamente dai cittadini, ma è necessaria la mediazione del comune, delle comunità montane o del corpo forestale. Noi invitiamo quindi i cittadini che si sentono in qualche modo esposti ai campi elettromagnetici o disturbati dal rumore a chiedere l'intervento dell'ARPA rivolgendosi alle autorità competenti.